La capitale del Vietnam, Hanoi, situata a nord del paese, ha una popolazione di circa 8,3 milioni di abitanti. Città caotica, si presenta con il suo incessante traffico di motorini, con i suoi nuovi palazzi e con le sue bancarelle colorate. Sul treno che attraversa la capitale, visiteremo le bellezze di questa splendida città. Chiamato anche Tempio della Sapienza e della Conoscenza, è dedicato a Confucio, famoso filosofo cinese. Qui ha sede anche la cosiddetta Scuola Imperiale, una delle più antiche università del paese. Su queste lapidi, che sormontano tartarughe in pietra, sono scritti i nomi dei più illustri laureati in questa università. Le tartarughe, se toccate, portano fortuna. Nel quarto cortile, il più importante del tempio, si prega Confucio. Sull'altare, sono disposti i doni, che le persone lasciano per lui. Vi sono doni cosiddetti veri, come biscotti, torte, grappa e birra, e doni finti, come le banconote, che a fine preghiera vengono bruciate. Situato nel quartiere francese di Hanoi, il lago Hoan Kiem rappresenta una vera e propria oasi cittadina. Secondo la leggenda, infatti, verso la metà del XV secolo, l'imperatore Leloi ricevette dagli dei una spada magica, utilizzata da quest'ultimo per sconfiggere i cinesi. Il teatro Teng Long Water offre uno degli show più caratteristici della cultura vietnamita, uno spettacolo di marionette sull'acqua. Si tratta di un'arte con più di 1000 anni di storia, originaria del delta del fiume Rosso, che continua a essere tramandata ancora oggi. Fantastici animali acquatici e giochi di luce affascinano i molti spettatori ogni sera. Le marionette sull'acqua sono letteralmente ciò che il nome indica. Marionette che si muovono a pelo d'acqua, controllate dalle mani invisibili dei burattinai. Nelle scene dello spettacolo, si rappresentano le normali attività quotidiane, come la semina e la raccolta del riso, alimento primario per la popolazione vietnamita. Il finale è un tripudio di colori e luci, e gli applausi sono tutti per musicisti e burattinai. Proseguiamo con il treno attraverso la città. Il mausoleo di Ho Chi Minh è un monumento funebre dedicato al leader vietnamita Ho Chi Minh, situato al centro della piazza Ba Dinh. In questo luogo, lesse la dichiarazione di indipendenza, che diede inizio alla Repubblica Democratica del Vietnam il 2 settembre 1945. Alle spalle del mausoleo, si trova il Museo Ho Chi Minh, aperto al pubblico nel 1990. Qui si ripercorre la guerra del Vietnam, che ebbe fine il 30 aprile 1975, con la caduta di Saigon, in cui gli Stati Uniti subirono la prima vera sconfitta politico-militare della propria storia. Le collezioni del museo seguono in ordine cronologico la vita di Ho Chi Minh, dalla nascita nel villaggio di Kim Linh,
ai viaggi all'estero, l'adesione al comunismo e la lotta contro la Francia e gli Stati Uniti. L'ultima sezione è dedicata alla figura di Ho Chi Minh come eroe nazionale e figura guida del Vietnam moderno. Il quartiere vecchio di Hanoi è il centro storico della capitale vietnamita, situato al di fuori della cittadella imperiale di Thanh Long. La zona era il centro residenziale, commerciale e produttivo della città, ed ogni strada era specializzata in un tipo particolare di artigianato o commercio. La maggior parte dei nomi delle strade della zona inizia con la parola Hang, in vietnamita merci. In questo modo via Hang Tre è la strada delle merci di bambù. Attualmente alcune delle strade hanno mantenuto questa suddivisione storica, mentre altre hanno cambiato specializzazione. Ad esempio via Hang Buom, o strada delle vele, è oggi specializzata in prodotti dolciari. Di certo stiamo parlando di qualcosa che per noi è insolito, non certo per gli abitanti del quartiere vecchio di Hanoi. Ogni giorno tra le 15 e le 19, assistono con assoluta tranquillità allo sfrecciare di un treno lungo una via molto stretta, dove i vagoni c'entrano a malapena. Uno spettacolo quindi curioso, che richiama tanti turisti da ogni parte del mondo, che non possono andare via dal Vietnam senza prima aver immortalato lo spettacolo del treno che passa rasente le case. La semplicità della vita che scorre, e la quotidianità, si mescolano al profumo che si sente uscire dalle cucine e dai piccoli locali. L'esempio del treno non è altro che una testimonianza ulteriore dell'atmosfera particolare che si respira in questa città, dove il turista si ritrova completamente immerso in un tour che incanta ed emoziona. Ma ecco che come ogni giorno alle 19, la sirena del passaggio a livello richiama gli ultimi motorini ad attraversare rapidamente le rotaie. Il treno sta per arrivare. Yeah.
Il passaggio a livello si è riaperto. I motorini velocemente, dopo il passaggio del treno, si rituffano al di là della barriera. Il viaggio tra la cultura e le bellezze di Hanoi termina qui. Il treno immaginario, che ci ha portato attraverso la città, non è poi tanto immaginario. Ogni giorno passa infatti tra alcune case ed alcune vite. Vite a ridosso delle sue rotaie sfiorate da vagoni e protette dal fischio magico del grande mostro d'acciaio. Un treno per Hanoi.